Passi in avanti sul fronte della difesa del suolo e della lotta al dissesto idrogeologico a Pietrasanta. Il comune è al lavoro per la messa in sicurezza dei versanti fragili e per curare le aree collinari che si sono rivelate instabili in queste ultime settimane di maltempo. È già aperto il cantiere per la sistemazione della frana storica di Capriglia. Si lavora al secondo lotto, ma si interviene anche sul sottostrada di via Monte di Ripa, dopo il preoccupante smottamento causato dalle piogge incessanti. Nel caso specifico di Capriglia, il comune era riuscito negli scorsi mesi ad ottenere un altro maxi finanziamento dalla regione toscana di 750.000 euro per dare continuità alle azioni di messa in sicurezza del versante iniziate nel 2017. Sono tre i lotti previsti dal progetto per curare il movimento franoso, largo circa 60 metri e lungo 250. La sola frana di Capriglia costerà complessivamente, una volta eseguiti i tre lotti previsti dal progetto, oltre 2 milioni di euro. Il secondo lotto in corso costerà circa 750.000 euro. È già pronto anche il progetto del terzo lotto, un intervento atteso da almeno un decennio, delicato e fondamentale per mettere in sicurezza l'unica strada di collegamento tra centro e frazione e che comporterà una necessaria modifica temporanea alla viabilità, con disagi, sottolinea l'amministrazione comunale, limitati per i residenti.